Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere la collezione strobing, cioè la collezione per lo strobing della MAC. È una collezione caratterizzata da prodotti in crema e prodotti in polvere. Quindi diciamo che abbiamo il tutto. Non fate caso, diciamo, alla pelle perché purtroppo, diciamo, oggi ho un po' di casini per recuperoso, un po' tanti, soprattutto questo lato. Orca miseria, che schifo. Portate pazienza per oggi, più di tanto non sono riuscita a fare. E veniamo a noi. Allora, iniziamo con la crema idratante strobing. È in questa confezione qui. Sono 50 ml di crema. Costa un botto di soldi perché costa 34 euro per 50 ml. La data di scadenza sono 24 mesi dall'apertura. Quindi avete tempo 2 anni per finirla, anche se, diciamo, la data di scadenza è sempre indicativa perché comunque il prodotto si può usare anche dopo la scadenza, anche se, diciamo, perde un po' delle caratteristiche. Allora, innanzitutto le spiegazioni dicono che questa crema fa in modo di avere un aspetto più sano e luminoso, quindi va bene anche per la pelle stressata. E dice usare quando necessita. Però questa, se volete fare lo strobing, è quello che in pratica bisogna usare. E secondo me, per accentuare lo strobing, bisogna usarla in concomitanza con la polvere. Almeno io ho provato un attimino in negozio e secondo me è così. Anche se, vabbè, non ho chiesto spiegazioni. Allora, io ho preso due creme strobing. Questa è la Red Light. Intanto passo a farvi vedere gli ingredienti. Qua proprio dice strobe cream, quindi meglio di così. Poi traduzione in italiano crema energizzante. Questa alla fine per fare lo strobing non c'è niente da dire. Ingredienti, gli ingredienti sono questi qua, come vedete una sfilza di ingredienti. Peggio di un ricettario medico, cioè peggio dei. Peggio delle medicine, diciamo. Questa è la crema, come vedete, rosa. Perché? Perché ha un sottotono rosa. Ed è meglio usarla con quella rosa in polvere. Anche qua dice 24 mesi dall'apertura, il nome non lo dice, però in pratica mette la cosa rosa. Allora, vediamo un po', questa si apre così. Riuscite a vedere un pochino il sottotono rosa? Vedete? Allora, io non l'ho mischiata bene bene appunto per farvi vedere bene il sottotono rosa. E si vede. Poi più la mischiate, meno si vede. Infatti adesso mischiata per bene, come vedete non è che si vede tanto, però si vede comunque che, diciamo, è un po'
è un po' più, come dire, ma no, perché non riesco a parlare oggi? Non ho capito. Allora, in pratica, spiego bene. Non mischiata bene la crema, mischiata solo un pochino, si vede di più, cioè la crema stesa. Non tanto, solo un pochino, si vede benissimo il sottotono rosa. Adesso così stesa bene, non si vede il sottotono rosa, però si riesce a vedere la luminosità della pelle. Io l'ho messa qua. Qua non è per niente luminoso, qua invece sì. Questo pezzo qua. Poi ho preso l'altra che si chiama Gold Light, e questa è il sottotono oro, come vedete. Adesso la metto dall'altro lato. Questa volta però ho schizzato solo un pochino e ne è uscita una caterva, ne è uscita. Non so se riuscite bene a vederlo. Mo sì. Qua sì, si vede, vedete il sottotono oro. Qua si vede. Ok. E queste due, le creme a cada una costano 34 euro. Adesso veniamo alle polveri. Allora, io ho preso, si chiama Extra Dimension Skin Finish, così si chiamano le polveri. Allora, sono 9 grammi di prodotto, non si vede la scadenza. Intanto però vi faccio vedere gli ingredienti, che sono tutti questi. Ok. Questo si chiama Soft Frost. Allora, le polveri costano 30 euro ciascuna, quindi anche loro una bella botta di soldi. Questi sono 9 grammi di prodotto, quindi diciamo 9 grammi di prodotto, pure non è tantissimo prodotto, quindi sempre una bella botta di soldi. Io vorrei che il MAC fosse un po' meno caro, sinceramente. Questo mi piacerebbe veramente. Non so se riesco a farvi vedere, però un po' è grigio, un po' è bianco, un po' è lilla, diciamo che cambia colore. E questo è il risultato. Vedete? Usato già su una crema strobing che c'era prima. Eccolo qua. Poi, la prossima si chiama Beaming Blush. Ed è questa, vedete, questa si vede benissimo che cambia colore, si vede ancora di più. Vedete, oro rame, guardate che bello. Poi spicca quella rosa e questa qua, vedete come spiccano. Bellissimo. Poi
Come vedete, l'effetto si vede benissimo con sulla mano stese le due creme. Quindi, alla fine, i prodotti sarebbero per avere un effetto super strobing da usare tutti e due assieme. Io forse ne ho prelevato un po' troppo di polvere. Forse magari ci vuole solo un kabuki per prelevarne poco, però questo è per farvi vedere il prodotto com'è. Poi l'ultima si chiama Show Gold e questa dovrebbe essere quella color oro dal nome, però adesso vediamo. Beh, è un oro rosa. È più sull'oro l'altra. Questo è più un oro rosa. Vedete le varie sfumature. Questo prodotto mi piace. Mischiarle tutte e due, secondo me, effetto very strong. Very, very strong. Anche se questi prodotti costano una barca di soldi. 34 più 34, oh, 34 per 2 più 30 per 3, 3, 6, 9, 12, 15, 158 euro in totale. Alla faccia, almeno. Vediamo anche loro come li usano. Perché questo, diciamo, questa è una cosa che devo vedere. Mi avevano detto che quando è stato a novembre ci sarebbe stato un trucco. Io però purtroppo per motivi personali non sono potuto andare e quindi effettivamente non so, li ho presi, però non so come si utilizzano. E vabbè, fa niente, sorvoliamo. Perché quando uno è sfigato, non ci sono potuto andare, vabbè. E con questo vi saluto, spero che i prodotti vi siano piaciuti. A me hanno convinto, però devo vedere un po' come li posso usare per bene. E con questo un saluto, ciao a tutti, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!